Spazio, spazio nel frattempo. No, no, ma spazio, mettetevi uno sopra l'altro, non ci entreremo mai. Mi metto, guarda, io faccio così, faccio di più. Ti aiuto a intervistare loro. Vai, sorella, vai, sorpala. Allora, amici, io vi rilancio subito il numero di telefono. Gli Elastica sono qui, quindi se volete parlare con loro, 58 10 3604. Ho mandato un fax super velocemente, 8392137. I'm not killing you with my foot. Yes, you are. I'm sorry. Lico, ti sto uccidendo con il mio piede perché sei seduto esattamente sui miei anfibi. Lui mi dice sì e io naturalmente gli chiedo scusa. E facciamo vedere subito questo primo lavoro che li ha portati alle stelle. Ecco qui dal titolo omonimo, Elastica. Here it is. Anything I say about you is like an applause. Ha detto omonimo la Malgeri. Facciamo l'applauso anche alla Malgeri. Omonimo! Omonimo adesso! Yes. È arrivata la O! È arrivata! So I'm very happy to have you here. So was the concert last night. Come è andato il concerto l'altra sera? Good. Enjoyed it, yeah. Definitely lots of very handsome young Italian men in the front row, which we always like. No. Traduci? Allora, sì, traduco. Allora lui ha detto, sì, mi sono, lei ha detto, sì, mi sono divertita molto bene oggi, siamo alla grande. Vai. Mi sono divertita moltissimo, c'erano molte, molti, moltissimi ragazzi molto, molto carini. E infatti lui ha detto sì, c'erano anche delle ragazze carine. Infatti c'era Cingoli in prima fila, lui era il più bello di tutti sicuramente. Esatto. E infatti was the first row, was the most beautiful. Oh, definitely. Yeah. Yeah. Sì, infatti lo dice anche lei. That's what I was talking about. Sì, infatti, peraltro tu sei l'uomo, lei ha sempre sognato un uomo come te. Definitely. Okay. WWF. Okay, so how things are going? This tour, you're satisfied with it? Tell me about the American tour. What it was like, pretty freaking out or stuff like this? It's always strange to be away from home for a long time. And I think that you have to get used to it, but it's really good once you get into it, and every day is a new city, and it's great, you know, everywhere we've gone there's been people coming to see us, and that's nice. We've been welcome. Allora, io gli ho chiesto innanzitutto come stava andando questo tour, e soprattutto come è andato il tour negli Stati Uniti, se hanno avuto paura soprattutto di suonare in città come New York o nel Whiskey Go a Los Angeles. Lei mi dice che è andato tutto quanto benissimo. Certo, è difficile essere lontani da casa, restare lontani da casa per tantissimo tempo, però è sempre bello andare in città diverse e trovare della gente nuova che è lì pronta ad applaudirvi. So New York and Los Angeles, they were fun. I mean, the crowd was fine, the press and everything like Los this. Los Angeles was more fun than Whiskey New York. Go, that's where yeah, you play. But in New York, Debbie Harry came and Iggy Pop was jumping up and down at the front. And in LA Joe Strummer and Chrissy Hynde came, so we were very happy. Quindi pensate addirittura che a New York sono andate a vederli moltissimi artisti, tra cui anche Iggy Pop, per non parlare a Los Angeles che è andata la base a Chrissy Hynde, quindi sono stati, voglio dire, un pubblico d'eccezione. So it was like a nice crowd, famous crowd, yeah, for you. Yeah, definitely, all our heroes in one place. It's quite scary. Dice sì, era bello perché c'erano molti eroi nello stesso posto. Invece Donna si è tagliati i capelli. Donna, you had your haircut when? I did it last week. Really, you did it? I just wanted to change, I think. It was getting a bit long, so. Allora, l'ha fatto lei stessa, se l'è tagliati benissimo e se l'è tagliati la settimana scorsa perché aveva voglia di cambiare. So you were just, one day you woke up and you said, I want to change, and you had your haircut on your own. Yeah, just sat in the bathroom with my scissors, and it's not quite right, but... No, it's perfect. Yeah. No, le dice sì, mi sono tagliati io, una mattina mi sono svegliata, sono andata nel bagno e mi sono iniziata a tagliarmi i capelli da sola. Così, ma c'è il tuo microfono? Sì, il mio microfono. Sì, infatti uso questo, ma va bene lo stesso, non importa. Sentite, allora, so che ci sono, a parte tutte le ragazzine con la magliettina delle Elastica, qualcuno vuole fare delle domande? Che? Allora, okay. Eccoci, questions. Pronti. Iniziamo con lui. Lui, beh, ovviamente, figurati se... figurati. Dai, dai. No, io volevo sapere come era nata la scelta di fare delle canzoni così breve e magari come si era sviluppata questa idea e se magari la ritroveremo nel prossimo anno. Ok, I was the choice born to do songs, pretty short songs, and a person I think is the best thing. Well, whatever. Short songs, and will you do the same thing in the next album? Are you already thinking to the next album? Yeah, we think about it, but I think whatever happens, happens. You know, we just play and how it comes out. I think that
our songs are short because we get very bored very easily. So, you know, we do what we do and then we think it's finished. Ok, allora lei dice sì, naturalmente stanno iniziando a pensare alle prossime canzoni per il prossimo album. Il fatto che le canzoni siano così corte, perché comunque naturalmente vengono fuori delle canzoni così corte. I think that naturally it's easier when songs are pretty short and more, they've got a lot of more impact. Yeah. Perché forse le canzoni corte hanno sempre un po' più di impatto. Also I think it's we've got lots of ideas so we don't feel the need to drag things out make yeah. it longer. And then make like 6 minutes song. Yeah. Inoltre dice abbiamo così tante idee che sarebbe inutile mettere più idee in una canzone e fare una canzone magari di 6 minuti quando possiamo fare delle canzoni di 2 minuti e quindi naturalmente allungare il nostro album. A questo punto l'Elastica sono qui, adesso noi continuiamo con le altre domande e guardiamoci questo bellissimo video che si intitola Line Up Elastica. Bye! Ed eccoci ancora Elastica, qui a segnare di fumo. Perfetto. C'è una domanda da quella parte. Vado io. Claudio, benissimo. Lei è mia, lei è mia. È lei è tua, va bene. Pronto? Sì, dico. Pronto. Allora, volevo chiedere in che modo sono stati scelti i testi che sono stati messi nel CD e perché non sono stati messi tutti e appunto se c'è stata una scelta personale magari. Ma in che senso i testi? I testi, cioè, proprio testi già con tutte sì, le testi, canzoni? Sì, perché nel CD non ci sono stati messi tutti. Okay. Volevo sapere se... So she's wondering why you didn't put all the lyrics in the CD. There wasn't room. Non c'era spazio. There's 16 songs, you know. Dice sono 16 canzoni, then there's the picture, so it wasn't yeah, enough yeah. room. It's not enough room. Allora non c'era abbastanza spazio perché 16 canzoni, poi le foto, quindi ecco tutto okay. insomma. Quindi in che modo tu chiedevi sono stati scelti quelli che sono stati sì, messi? Sì, yeah. Okay, but there was a criteria, I mean why did you choose some songs and not the others? I chose my favorites. And Donna chose her favorites. Allora, lei ha scelto le sue preferite, lei ha scelto le sue preferite e quindi hanno messo le canzoni che preferite. What about Justin and Bass Play? They each choose their favorite? Well, they don't normally write lyrics, so... Yeah, so. Allora gli ho chiesto, ma allora il batterista e la sezione ritmica e la bassista non hanno scelto le loro canzoni preferite? E lei ha detto no, perché loro non scrivono i testi e quindi siamo stati noi a scegliere. Yeah, yeah. Allora, stavo facendo vedere. Dunque, questa ragazza, tu ti chiami? Linda. Linda? Ha fatto dei regalini che fa lei a mano, handmade, come direbbe la Maugeri. Those are handmade stuff. Handmade stuff? Yeah. It's a present for you guys. Really? So, I just opened this one because I like it. Ho aperto questo perché mi piaceva anche quello che vi ho appena fatto vedere. Carino. By hand. Who made that? Lei. Lei fa. For you, that's... Occhio questo. Ah, this is nice. Questo qua sono io il venerdì sera sul sabato. Said, this is mine. Io this il venerdì is sul sabato, night. Sì, davanti mi trasformo in questo. Usually on Saturday I'm like this. Facciamo allora un applauso a Linda che ha fatto questi regali. Thank Justin, thank Donna, thank Justin. Allora, ringraziamo l'Elastica per essere stati qui con noi. Grazie all'Elastica. E a questo punto non ci rimane che presentare i mitici, il Monte Lorenzini Telecomando. E poi naturalmente Ice Power The Wind Adventure. Mi sposo all'altro studio, buona notizia, ci ritroviamo qui per le classifiche del cinghialone. Ciao. Ma che cinghialone?